Una giovane muore a soli 20 anni in un incidente stradale sulla Tiburtina Valeria fra Cerchio e Celano. L'incidente si è verificato oggi intorno alle 17.30 all'altezza del centro commerciale Le Ginestre. La ragazza era originaria di Aielli. Ancora in fase di ricostruzione, l'esatta dinamica, secondo quanto finora ricostruito, si è trattato di un frontale. Sono tre le automobili rimaste coinvolte nell'impatto. Hanno riportato diversi traumi, ma sono salvi due alpinisti scivolati questa mattina sul versante Teramano del Gran Sasso, nei pressi della ferrata Ventricini. Il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo è intervenuto verso le 10 circa insieme all'elisoccorso dell'Aquila per prestare soccorso ai due alpinisti scivolati all'attacco del sentiero Ventricini nel canale del Tesoro Nascosto. Gli alpinisti, entrambi di Roma, sono scivolati sul pendio ghiacciato riportando diversi traumi e sono stati subito trasportati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. C'è anche l'ex comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Pescara, Massimiliano Di Pietro, tra gli indagati nell'inchiesta sulla sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola. Il nome dell'ufficiale, oggi in forza alla Legione Carabinieri Marche, segue quelli di tre suoi colleghi forestali indagati dalla Procura di Pescara in merito alla telefonata fantasma del cameriere dell'hotel, Gabriele D'Angelo.